Tommaso, siete comunque reduci da un buon momento e quindi va sfruttato fino in fondo ora. Sì, assolutamente. Con l'anno nuovo abbiamo cambiato marcia e vogliamo continuare già da domenica, ma dare continuità fino alla fine del campionato. Qual è stato l'elemento che ha fatto cambiare marcia, ha aiutato a cambiare marcia? Ma diciamo che abbiamo finito l'anno solare non benissimo a livello di prestazioni, proprio più che altro a livello di testa, e quindi nel periodo delle vacanze di Natale ci siamo uniti ancora di più. E in effetti ora le prestazioni e di conseguenza anche i risultati nel campo ci danno ragione. 4 vittorie di fila consecutive è come dire, un bel viatico. Sì, assolutamente, poi anche con prestazioni più che positive secondo me, magari domenica un pochettino meno, però sono state tutte prove convincenti, assolutamente. Adesso bisogna pensare all'avversario di domenica. Sì, arriva l'Impruneta che al momento è penultima in classifica, ma come dicevamo prima è una classifica molto corta, quindi se ottieni una serie di risultati positivi puoi salire velocemente in classifica. L'andata pareggiamo là da loro, quindi ci aspetta sicuramente una partita bella tosta. Probabilmente sono quelle più difficili da preparare. Sì, assolutamente, che magari nella testa dei ragazzi si innesca un meccanismo di pensare di aver già vinto la partita quando poi in realtà non è così, e poi le squadre che ora stanno pensando a far punti per salvarsi danno sempre quel qualcosa in più. Il BBN è davvero imprendibile? Sì, Bibbiano è di un'altra categoria obiettivamente, sia negli 11 che nella rosa, sia nel mister che nella società, insomma, hanno tantissimi punti di vantaggio più che meritati. Per concludere, per la partita di domenica, il gruppo è completo o pensi di cambiare qualcosa? Purtroppo abbiamo qualche defezione, anche domenica avevamo quattro ragazzi fuori per infortunio, sicuramente un paio non ci saranno neanche domenica, vediamo se riusciamo a recuperarne altri due. Grazie. Grazie a te.